La mortalità che è un po' diffusa in tutta la Calabria, anche noi abbiamo le nostre navi affondate, quindi non è a dire che le problematiche sono uguali. Dove c'è mafia c'è l'inquinamento, dove c'è interessi. Leni, la sappiamo tutti, voi l'avrete. Mi dispiace che nessuno di noi, per dire voi, sia in Commissione Ambiente. Dico, con l'amica tua, ma l'amicizia mi ha dato, mi auguro, quella che inizia in Commissione Ambiente. Vorremmo pressare, chiaramente saprete meglio di noi, voi. Va bene, io lascio lo spazio a Enzo Voce e quindi Enzo riproporrà quanto voi avete già visto. Avevamo pensato di farlo in separata sede per lasciarli tranquilli, però il problema è tanto più lo assimiliamo meglio sarà. La seconda parte per il tempo che ci rimane li cazziamo perché si portano tutti i soldi dall'aria e poi ci sono degli amici di Isola che forse hanno qualche domanda nei tempi necessari perché loro alle 5. E un quarto massimo di buona lasciarci. Alle quattro c'è un quarto. Va bene, scusami, siccome io posso rimanere più a lungo, nel caso diamo prima la parola a loro. Benissimo, sì, adesso però facciamo prima le sì, soluzioni. Certo. Allora, grazie di nuovo. Tutto lì. Io chiedo scusa innanzitutto con le persone che hanno già ascoltato questa relazione, che potrebbe essere un po' noiosa perché si tratta comunque di dati tecnici e di questioni, diciamo, prettamente tecniche. Cercherò di essere sintetico, veloce e soprattutto comprensibile. Il problema della bonifica di Crotone, diciamo, nasce in due fasi. In una prima fase abbiamo, in particolare con Enzo e altri amici, abbiamo fatto una protesta, perché dallo studio della bonifica, del progetto di bonifica che è in corso, abbiamo scoperto che in effetti si tratta innanzitutto di una non bonifica, come il nostro non statuto, qua si tratta di una non bonifica. Viene fatta passare come bonifica perché sostanzialmente faranno il decommissioning, ovvero lo smantellamento delle strutture, ma tutti i veleni, ed è questa la cosa più importante, tutti i veleni resteranno dove si trovano. Sui veleni interrati nel suolo, nel sottosuolo, nella falda diciamo di no perché comunque preleveranno le acque e le depureranno. Tutti i veleni resteranno lì e si tratta di sostanze cancerogene come cadmio, arsenico e sostanze pericolose per il ciclo riproduttivo come il piombo. Le prime due, cadmio e arsenico, sono micidiali e lì soprattutto sul sito di Pertusola lasceranno qualcosa come 500.000 kg di cadmio come metallo. C'è la quantità di questo metallo che potrebbe uccidere tutta l'Europa come concentrazione di metalli pesanti e non faranno nulla, come vedrete. Stavo dicendo, prima una protesta, perché dallo studio abbiamo visto che le tecniche che loro attueranno per quanto riguarda i suoli e il sottosuolo sono, non solo sono semplicemente inefficaci, se non inutili, e in alcune parti anche truffaldine. Dopo la protesta abbiamo fatto anche la proposta, perché quello che vedete, questo qui, è un progetto di bonifica integrale che ho elaborato insieme ad Enzo Crustacci. Quindi siamo partiti da una protesta, ma abbiamo anche la proposta. In sintesi cosa fanno? Loro, oltre al decommissioning, praticamente fanno una messa in sicurezza permanente. E invece e non prevedono il recupero delle aree, come hanno fatto a Marghera nell'ambito di un accordo di programma quadro in cui ENI ha venduto le aree a private. Qui delle aree non gliene frega niente. Gli obiettivi di bonifica prevedono la restituzione delle aree alla città, ovviamente per il riutilizzo, sostanzialmente e nei fatti, con tutti i veleni che lasceranno, non si potrà costruire nemmeno una cuccia. Cosa voglio dire? Fanno questa messa in sicurezza permanente che è una tecnica di bonifica, ma è una tecnica che in genere viene prevista per le discariche. Una discarica viene messa in sicurezza permanente, con dei criteri, seguendo degli schemi tecnici appropriati. No, una discarica tutti sappiamo che è fatta con la protezione di fondo, con il capping superficiale. Questa praticamente, come sono i veleni, li lasceranno. Su 13 ettari del sito di Pertusola, dove sono concentrati la stragrande maggioranza dei veleni, addirittura 10 anni prima del progetto di bonifica, li hanno messi in sicurezza con altre scorie, la famosa Black Mountain di cui avete sentito parlare, le scorie nelle scuole, eccetera, eccetera. Guardate la cronologia brevissima di cosa è abituato a fare ENI, no?
Nel 99 chiude lo stabilimento di Pertusola. Loro tra il 99 avevano iniziato un po' prima, tra il 98, fine 98 e il 99 mettono in vari siti di Crotone, in altri 23 siti che diventano siti di interesse nazionale per questo motivo, riutilizzano questa famosa scoria di Pertusola nel 99. 13,3 ettari li riutilizzano sul sito di Pertusola e a distanza di 8 anni presentano un progetto di bonifica con quelle messe in sicurezza che hanno fatto e tutto è passato liscio sotto l'assoluta ignoranza e incompetenza di chi doveva occuparsi del territorio e tutelare la salute dei cittadini. Quindi sono cose gravissime. Mi preme sottolineare che qualsiasi dato che sentirete stasera sono dati ufficiali che si basano sulle analisi chimiche ufficiali sulle quali sono stati fatti i progetti di bonifica che sono in corso. Quindi sono state fatte due piani di caratterizzazione nell'area industriale, uno nel 2000 e uno nel 2006, e in base a questi risultati che ho utilizzato anch'io con il progetto, è stato fatto i progetti di bonifica. Nell'area archeologica invece, perché grosso modo, come vedete, l'area complessiva, Enzo, noi vediamo quella in rosso, vabbè, lascia qua Enzo, quella in rosso, ecco, scusa Enzo, vabbè, lascia qua, ecco qua. Questo è tutta l'area, diciamo, industriale. C'è una grossissima area di circa 82 ettari, che è quella archeologica, e poi abbiamo i siti di Pertuso, l'agricoltura, Sasol e Fosfotec, oltre a due discariche a mare. Vi anticipo subito che la stragrande maggioranza dei veleni di queste sostanze cancerogene è concentrata tra il sito di Pertusola e la discarica Armeria, che era una vera e propria, per decenni è stata utilizzata come una vera e propria discarica a servizio del sito di Pertusola. In discarica Armeria, sopra sul mare, ci sono concentrati una quantità impressionante di ferriti di zinco, sono altri residui che hanno portato a Cassano e hanno reso anche Cassano un sito di interesse nazionale. Tutti i veleni quindi concentrati in Pertusola e in discarica Armeria. Poi attualmente è in corso il progetto di bonifica di Pertusola, della discarica Armeria, del sito agricoltura e di Fosfotec. Ex Sasol è venuto un imprenditore del nord, ha acquistato l'area, è fallito, è praticamente lì... resterà sequestrato e quindi c'è l'iter diciamo del fallimento. Possiamo andare anche avanti, dai, anzi, così vediamo un po' di cosa. Allora, questa è l'area archeologica, andiamo avanti, anzi, così ne parlo direttamente. Vai avanti ancora, vai, questo non ne parlo più. Allora, questa qua è l'area che nella fotografia di prima abbiamo visto come area archeologica. Il progetto dell'area archeologica l'ha curato il comune di Crotone insieme alla regione e al ministero. È stato oggetto di un accordo di programma quadro finanziato con 11 milioni di euro. Primo stralcio 7 milioni di euro. Cosa fa il comune? Il comune praticamente perde tempo e perde il primo finanziamento. Nel frattempo però aveva già appaltato i lavori. Quindi quel progetto di bonifica è stato già appaltato. C'è una ditta vincitrice che nel peggiore o migliore dei casi prenderà il 20% del costo di bonifica, lo prenderà in qualunque caso. Cosa abbiamo scoperto? Che su quell'area, circa 80-82 ettari, i signori che hanno curato la bonifica, che ha gestito il comune di Crotone, e quello che farò adesso in sintesi vi farò il prospetto tra quello che viene fatto nell'area archeologica o che dovrebbe essere fatto con finanziamenti pubblici, è quello, quindi dallo Stato, è quello che non viene fatto fare ai privati quando inquinano. Questo confronto lo farò spesso. Nell'area archeologica, una vastissima area, praticamente i signori non hanno fatto l'analisi di rischio, un documento che hanno fatto ovviamente dall'altra parte, che in sintesi, cosa succede dal 2006 che entra in vigore la nuova legge quadro sull'ambiente e sull'inquinamento, la 152 del 2006. Dal 2006 in poi è prevista per legge un'analisi di rischio, cioè mentre prima quando l'analisi chimica evidenziava dei superamenti tipo per il cadmio, zinco e altri metalli, il sito era contaminato e bisognava bonificare. Dal 2006 cambia la procedura,
Se un sito, e quindi dalla caratterizzazione, emerge che un metallo, per intenderci il cadmio, supera i limiti in un sito industriale 15, si fa l'analisi di rischio, una procedura per verificare il rischio effettivo per le persone, per gli abitanti, l'esposizione, diciamo, e le varie vie di trasmissione di questi contaminanti. Analisi di rischio. Questa procedura, in genere cosa fa? L'analisi di rischio alza un po' la concentrazione e quindi la soglia di pericolo, tant'è che vengono individuate le concentrazioni soglie di rischio, cioè alcune concentrazioni oltre le quali occorre bonificare. Il comune di Crotone ha avuto un consulente per 100.000 euro, un certo dottor Biancari. Cosa fanno? Un progettista che nello stesso staff del consulente, e su questo abbiamo fatto un esposto in procura, cosa fanno? Non fanno l'analisi di rischio. In che cosa si traduce? Quindi considerano tutto come se fosse stato prima del 2006, tralasciando il piccolo fatto che nel 2006 c'è cambiata completamente la normativa, che il progetto è nel 2010, eccetera, eccetera. Cosa fanno? In questo progetto loro cosa fanno? Considerano tutta quell'area come contaminata e individuano nell'ambito di questo accordo di programma quadro 3.000 metri quadrati lì nella zona che vedete evidenziata da farne lo scottico e mandarlo in discarica. Pensate, in base al progetto che è in corso, quei 3.000 metri quadrati non sono nemmeno contaminati. Prenderebbero 3.000 metri quadrati al costo, e quindi 1.500 metri cubi, perché faranno uno scottico di 50 centimetri, manderanno del terreno vegetale in discarica al costo di 500.000 euro. Come se non bastasse, non facendo l'analisi di rischio, vedete, tutte quelle aree verde scuro sono suoli non contaminati. È una cosa, io non credevo ai miei occhi, quando ho visto il progetto, no, che si è basata su una caratterizzazione fatta nel 2004, vi farei vedere tutti i dati in cui tutti i parametri sono regolari. Cioè, con soldi pubblici si va a bonificare anche quello che non è contaminato. Questo per noi è truffa, e abbiamo fatto un esposto in procura e mi auguro che vada avanti. Non solo quella verde scura non è contaminata. Se avessero fatto l'analisi di rischio, quella verde chiara, proprio dove c'è scritto area archeologica, lì è presente solo in piccole quantità lo zinco. E con l'analisi di rischio, siccome non è un metallo pericoloso, anche quella verde chiara non è da bonificare. Cioè, in sintesi, su circa 82 ettari, il 72% di quell'area potrebbe essere rese disponibili immediatamente, perché c'è un finanziamento di 100 milioni di euro con una delibera. Quando è venuto Berlusconi a Crotone, alla Bianca ci ha fatto l'elemosina di 100 milioni di euro, e quindi sono quelli che l'area in cui è destinataria dei 100 milioni di euro. Quelle aree rosse, da non confondere con le aree rosse di cui vi parlerò dopo, è vero che per la legge sono contaminate, ma per intenderci hanno un po' di cadmio, invece di 2, che è il valore limite previsto per legge, lì il cadmio ce n'è mediamente 2,7-3 mg per chilogrammo. Pensate che quelle aree rosse, semplicemente spostate di 10 metri di quella striscia bianca che è la 106, spostate di 10 metri diventerebbero terreno vegetale da utilizzare per i siti industriali. Pensate un po', e quell'area è destinataria di 11 milioni di euro. Questa è la truffa. Andiamo a vedere cosa c'è dall'altra parte e cosa non farà il privato e cosa... Il costo stimato per la bonifica di questo sito archeologico, 1.000 posti di lavoro, è di circa 600.000 euro. Invece di 11. 600.000 euro stimando a computo metrico, stimando solo la movimentazione. Il totale è 100 milioni. No, 100 milioni di euro è il finanziamento che è stato fatto per riportare alla luce l'area archeologica. Di Valeria. No, la bonifica era 11 e il primo stralcio 7 milioni di euro, che per fortuna adesso la Regione Calabria ha sospeso. Ma loro cosa stanno cercando di fare? Per cercare di salvare capre e cavoli, perché è stata fatta anche la gara d'appalto che è stata regolarmente vinta da un'associazione temporanea di imprese, vogliono ridurre l'area del 25%, cioè rendere non contaminata il 25% di quell'area. Con questa percentuale loro cosa faranno? Recuperano la gara d'appalto, quindi per legge la gara d'appalto non verrà annullata.
ma se fanno i calcoli, sono fatti i calcoli male, perché l'aria che non è contaminata non è il 25%, è il 72%, quindi tutta la gara praticamente deve essere rifatta. Questo per quanto riguarda le archeologiche, in sintesi truffa, una bonifica truffa con soldi pubblici. Ed è stato fatto il primo esposto. Andiamo avanti. Questo è il sito di Pertusola e di qui è rappresentata la bonifica invece che vogliono fare, che vuole fare Eni e Filial. Vista così, vedete un po', c'è l'aria rossa sulla vostra destra, lì faranno la fitorimediazione. Tempi previsti dal loro progetto, 10 anni. Stima prevista dei miei calcoli, ma non lo dico per presunzione, in tutto il mondo chi si occupa di fitorimediazione usa la stessa tecnologia. Quantità di metallo presente, quantità di produzione che viene fatta e quindi viene calcolata l'estrazione e si tirano fuori gli anni. Ho stimato in modo del tutto abbondante 4.000 anni solo per bonificare il cadmio che è presente in quella particella rossa. 4.000 anni, dell'arsenico nemmeno ne parliamo, perché la fitorimediazione, così come la rimediazione elettrocinetica, per l'arsenico non va bene. 4.000 anni. Siamo stati 2 volte in commissione ambiente alla regione Calabria, c'erano i signori dell'ENI. Io mi auguro che le commissioni che farete in Camera e Senato siano diverse, perché se vengono i signori dell'ENI e vi dicono che faranno la fitorimediazione in 10 anni, e viene un altro ingegnere, un'associazione di ambientalisti, e vi dice che ci vorranno 4.000 anni, c'è qualcosa che non va, no? La particella che hanno preso a riferimento è la SI33, non vi dice nulla, ma vi dico il risultato: di cadmio a 580 mg per chilogrammo. 580 vuol dire 0,6 grammi per un chilogrammo, è una quantità enorme, credete, è una quantità impressionante. Ci vorranno almeno 4.000 anni per bonificare con la fitorimediazione. Loro che fanno? Se chiedevate anche voi stamattina, vi portavano in pompa magna a vedere queste pianticelle, le hanno chiamate pianticelle prodigiose, sono dei semplici eucalipti, perché loro che cosa sono inventati? Quando devono fare le bonifiche, si inventano le bonifiche green, che non impattano, no? Perché pensano che forse agli ambientalisti, al Movimento 5 Stelle, possano piacere. Ma non c'è niente di green, perché tutti i veleni resteranno lì e ci impiegheranno non meno di 4.000 anni. E lì c'è uno studio che ho fatto, che vi è stato mandato, che si chiama fitorimediazione applicata al sito di Pertusola. 4.000 anni. Cosa è previsto attualmente? Nell'area rossa, dicevo, la fitorimediazione, una grossa bufala, in quelle 2 aree piccoline rosse, piccole, sono altri 6 ettari, lì è prevista la rimediazione elettrocinetica. Cosa faranno? Metteranno una serie di elettrodi e creeranno una sorta di cella elettrolitica per fare in modo che le sostanze contaminanti, i metalli pesanti, si dirigano verso il catodo e poi vengono estratti. Questa è una tecnica che non si usa più in tutto il mondo, perché è una tecnica che potenzialmente potrebbe funzionare, ma si sa quando si comincia e non si sa quando finisce. Senza tralasciare il fatto che l'arsenico, con questa tecnica di bonifica, non resterà intatto sul terreno, perché mentre il cadmio, piombo, rame e zinco vengono estratti in ambiente fortemente acido e massacreranno il terreno, l'arsenico invece viene rimosso solo in ambienti alcalini, quindi in un ambiente opposto a quello degli altri metalli. Quindi o faranno uno o faranno l'altro. Ma poi è previsto, vedete un po', quelle aree gialle sono le aree in cui teoricamente i suoli sono a norma. Come vedete, Sindial, dove i suoli non sono contaminati, non prevedono nulla. Non si fa una bonifica su un suolo che non è contaminato. Aree archeologiche, 72% non contaminate, soldi pubblici. Vedete quelle aree gialle? Addirittura quel pezzettino della fitorimediazione, no? Per logica si potrebbe fare la fitorimediazione anche lì, ma anche quelle sono escluse. Poi cosa prevedono? Nelle aree blu scuro prevedono lo scotico e la ricomposizione topografica. Uno che sente queste cose dice: ah, meno male, un po' di scotico lo fanno, significa che è l'unica parte in cui i suoli sono contaminati. Pensate che in quelle aree prevedono solo la rimozione di qualche migliaio di metri cubi di suolo contaminato. Uno dice: beh,
beh, e solo quello ce lo togliono. Col cavolo. Perché quelle aree celestino chiare sono le aree messe in sicurezza permanente. Cioè non faranno nulla. Tutti i veleni che ci sono, e sono in una maniera impressionante, li lasceranno lì. Il cadmio e l'arsenico, dall'analisi di rischio, è uscito fuori che 15 mg per chilogrammo. Cioè significa, e l'arsenico 50, il piombo 1500, significa che quelli sono gli obiettivi di bonifica. Cioè, una bonifica per CSR sono soglie di pericolo. Al di sopra di questi valori, le sostanze rappresentano un pericolo di cancerogenità per le persone. Questo è il nodo cruciale. Loro che fanno? Fanno l'analisi di rischio. Dicono che il cadmio è 15, l'arsenico è 50 e li lasciano. Questa è una messa in sicurezza. Quindi, nelle aree azzurre che rappresentano 40 ettari, messa in sicurezza permanente, non è possibile farlo. Perché? La messa in sicurezza permanente è prevista quando non ci sono insediamenti produttivi. Oggi non ci sono insediamenti produttivi, ma se dovranno restituire il suolo alla città di Crotone, ci saranno insediamenti produttivi. Che facciamo? Nell'area archeologica di fronte riportiamo alla luce un parco archeologico e da questa parte facciamo una tomba con questi veleni. Punto primo. Punto secondo. La messa in sicurezza permanente è possibile quando i costi siano sostenibili. Cioè non si può bonificare un qualcosa in cui i costi sono inimmaginabili. Ma, domanda, se prevedono la bonifica su 10 ettari, per quale motivo non l'hanno fatta sugli altri 40? Se i costi sono stati sostenibili in base al loro progetto su 10 ettari, perché non sono sostenibili sugli altri 40? Per quanto possono essere discutibili le scelte adottate. Dovrebbero essere più bassi. No, l'ordine di grandezza di contaminazione è lo stesso. Vi dico solo un dato. Nelle aree azzurro chiare, la media del piombo, la concentrazione media, quindi di tutti i punti, vedete ciascuno di quei punti è un carotaggio, la media di caratterizzazione del piombo è 5.888. Per legge, solo per il piombo, quei suoli rappresentano dei rifiuti pericolosi. Per legge, quando il piombo supera i 5.000 mg per chilogrammo, deve essere messo a dimora in una discarica per rifiuti pericolosi, il piombo. Cadmio e arsenico superiore allo 0,1%, che sarebbe 1000 mg per chilogrammo. Questa bonifica chi la deve sostenere? Questa è la bonifica che è in atto e che farà Eni e Sindel. E questo da capire. Eni e Sindel, perché questa fatta da privati non faranno nulla, nell'area archeologica truffa, bonifica anche di ciò che non è contaminato. Sono soldi pubblici. Vuoi dire come si fa la messa in sicurezza? Perché se non il termine deve fare altrimenti. No, la messa in sicurezza l'abbiamo prevista anche noi e prevediamo lo scavo, la protezione del fondo e delle pareti laterali e il capping superficiale. Questo significa mettere in sicurezza permanente. Non si può lasciare una discarica per rifiuti pericolosi com'è questa qui, semplicemente sotto 3 cm d'asfalto o addirittura 14 ettari, loro li hanno utilizzati per questa è una cosa paradossale. 99 chiude la fabbrica, tra il 98 e il 99 interrono sul sito di Pertusola e nel 2006 gli viene approvato i progetti bonifica con quello che avevano già fatto. Quindi per questo la lotta che dobbiamo fare è quello di bloccare questo progetto di bonifica, perché non serve a niente, lasceranno tutto là, che cosa se ne deve fare la città di Crotone? Hanno 100 milioni investiti, che è una cifra colossale. Siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini. C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le webcam e ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pulita.
vita e diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Internet libero, gratis per ogni singolo. L'informazione è un mio diritto e lo rivendico. Destra e sinistra sono solo congetture, non si arrenderanno mai, ma gli conviene noi neppure. Non siamo un partito, non siamo una piazza, siamo cittadini.